Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in un appartamento al civico 44 di via 4 Novembre nel tardo pomeriggio di ieri a Termoli. Ancora ignote le cause del decesso. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco. Dai primi riscontri sembrerebbe che il corpo fosse in stato di avanzata decomposizione. La sua auto, una Golf, era parcheggiata davanti casa. Sul parabrezza 3 multe per divieto. La vettura è rimasta ferma per settimane, tanto che qualche vicino ha ipotizzato che Nicolino Damario, residente in via 4 Novembre al civico 44, appunto, fosse partito. Non lo vedevo più, erano giorni e giorni che non si vedeva. Invece non era andato da nessuna parte quel 75enne conosciuto nel quartiere, ex funzionario della regione Molise. Il suo corpo è stato scoperto nel pomeriggio dai vigili della municipale, senza vita, in decomposizione, morto da almeno una settimana, forse due. Questo è il verdetto della prima ricognizione, mentre sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari con l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco per sfondare la finestra al primo piano e le forze dell'ordine che hanno chiamato il magistrato di turno a Larino. È stato il fratello, un professore in pensione, a lanciare l'allarme, contattando i vigili per manifestare preoccupazione circa il suo parente che non rispondeva al telefono e nemmeno alla porta di casa. I suoi sospetti peggiori hanno trovato conferma quando l'uscio è stato sfondato e il cadavere scoperto sul pavimento del soggiorno. L'uomo viveva solo, la strada è stata transennata.